Cari ragazzi e ragazze, ben ritrovati qui ancora una volta su Inside Palma con il vostro palmozzo di fiducia. E finalmente ci siamo, finalmente siamo qui per poter parlare del seguito di uno dei miei, anzi posso dirlo tranquillamente, del mio classico Pixar preferito in assoluto. Difatti non ho mai negato che il primo Inside Out uscito nel 2015... Ammazza, sono già passati quasi 10 anni. Ma comunque, quello uscito nel 2015 sia ad oggi nella vetta dei miei film Pixar preferiti in assoluto. Certo, per carità, che deve condividere il campo di battaglia con illustri grandi pretendenti al trono, ma per il momento il podio è ancora saldamente tenuto e ancorato al primo Inside Out. Per cui figuratevi la mia gioia quando qualche anno fa annunciarono che si sarebbe realizzato un secondo capitolo di Inside Out. In generale io non sono mai stato un grandissimo sostenitore dei prequel all'interno della filmografia della Pixar, seppur comunque in passato con qualche piccola eccezione si sono anche fatti degli ottimi lavori. Ma più generalmente il concetto di prequel, molto mutuato dalla politica della Disney, anche in me non ha mai trovato un grande sostenitore. Tuttavia, ripeto, parliamo di Inside Out, parliamo di uno dei più grandi capolavori dell'animazione contemporanea, a mio modestissimo parere. Per cui, per l'appunto, quando seppi che si sarebbe voluto proseguire sulla bellissima prima strada già dettata nel 2015, io ero veramente al settimo cielo. E non vi nego nemmeno che ho aspettato l'attesa di questo Inside Out 2 con grande trepidazione. E qui anche non vorrei dire che le aspettative erano anche molto molto alte, però anche un pochettino sì, dai, parliamoci papale papale. Ma dovremmo anche aver capito che l'hype esagerato e l'aspettativa mille spesso e volentieri in questi ultimi tempi si sono spesso e volentieri ritorti contro noi appassionati, per cui travalicare quella soglia limite che sta tra l'appassionato e il fanboy, bisogna starci attenti. Pur con un'adrenalina in corpo che voi non avete idea, sono voluto entrare in sala alla prima di Inside Out 2 con medie aspettative e comunque pronto a ricevere tutto quanto quello che di bello Pixar avrà avuto sicuramente già pronto per servirmi. E ragazzi e ragazze, anche qui voglio essere onesto con voi. Tutte le mie più rosee aspettative, partendo da una base completamente neutra, non avendo ancora ben chiaro dove il film volesse andare a parare, sono state abbondantemente superate. Inside Out 2 è un perfetto proseguo di quello che è stato il discorso già aperto ed iniziato e già comunque anche molto ben affrontato e molto ben messo in scena nel primo capitolo di Inside Out, e che qui trova una sua fisiologica maturazione e fisiologica evoluzione non solo all'interno della mente della nostra cara Riley, ma anche all'interno di noi spettatori che da 9 anni abbiamo un po' iniziato a masticare quello che vorrebbe essere stata la materia Inside Out. Voi non avete idea di quanto mi piacerebbe addentrarmi nei dettagli e purtroppo anche farvi spoiler su quello che accade all'interno di questo film, perché secondo me diverse cose molto molto interessanti vengono sviscerate e messe in scena in maniera magnifica all'interno di questo Inside Out 2, ma per l'appunto sapete benissimo che in questi video non si fanno spoiler e cerco sempre di mantenermi sommi capi, però mannaggia, voi non avete idea di quanto vorrei entrare nello specifico. Ma a parte tutto, vi basti sapere che, vabbè, non sto nemmeno qua a dirvi della stratosferica qualità visiva che ormai i film Pixar hanno da offrire. È stato in passato, continuerà a esserlo in futuro, tuttavia vedere queste ambientazioni, vedere la realizzazione di questi personaggi immaginari magnifici, vedere soprattutto come anche qui di nuovo gli autori che hanno lavorato a questo secondo capitolo hanno preso materiale originale del primo capitolo e l'hanno evoluto, hanno cercato di dare una nuova chiave di lettura, una nuova interpretazione grafica a quello che potrebbe essere lo sviluppo della mente umana, proprio messo in scena con strutture, con rappresentazioni, allegorie e soprattutto trovate all'interno limite del geniale. Anche qui, esattamente come è stato il primo Inside Out, la sorpresa è veramente dietro l'angolo. Quindi, per carità, lo sappiamo, Pixar ci ha abituato molto molto bene in praticamente quasi tutti i suoi film, almeno da un punto di vista grafico e visivo, ma sappiate che se già il livello era a livelli esponenziali, qui veramente stiamo quasi per raggiungere e toccare la soglia dell'infinito. Ma lo ripeto, lo sappiamo, da Pixar non possiamo assolutamente aspettarci di meno. Ma quello che veramente fa la differenza all'interno di questo film sta proprio nel soggetto, sta proprio nel fatto di come gli autori hanno voluto
per rendere i concetti originali, ovvero l'importanza delle emozioni primarie, tutte quante sullo stesso piano, senza nessuna che deve essere sacrificata rispetto all'altra, che era, diciamo, la morale e chiave di lettura del primo capitolo di Inside Out, e che qui viene molto arricchita non solo dalle nuove emozioni che si presenteranno all'interno della mente di Riley, ma anche e soprattutto per come viene affrontato il processo di crescita, di come un essere umano in una fase critica e molto delicata qual è l'adolescenza e la pubertà, comunque come viene anche rappresentata all'interno di questo film, deve trovarsi ad affrontare. E qui ho veramente quasi gridato al miracolo di come questo secondo capitolo, forse ancora di più rispetto al primo, parli soprattutto al cuore degli adulti. Inside Out, capitolo 1 e capitolo 2, chiamiamoli così, secondo me sono dei film Pixar incredibili, perché forse loro, come pochi altri film all'interno della filmografia della Pixar, sono in grado di parlare innanzitutto ad un pubblico adulto, un pubblico giovane e anche comunque all'interno della fascia d'età che proprio viene rappresentata da Riley. Certo, molte cose potrebbe capirle, molte cose potrebbe anche immedesimarsi, in molte cose potrebbe riuscire a immaginarsi il messaggio che vorrebbe essere comunicato. Tuttavia, diciamo che chi ha un pochettino più di anni sulle spalle, chi ha già vissuto certe condizioni, chi ha già vissuto certi traumi, certe esperienze nella sua vita, certe parti di se stesso, chiamiamole così, può veramente capire come questo film possa essere un piccolo contributo per tutti, in particolar modo per la gente matura, in particolar modo per la gente che ha sviluppato una certa sensibilità e autocoscienza verso se stessi e verso gli altri, e poi a seguire ovviamente tutto quanto il resto del pubblico. Anche questo secondo capitolo Inside Out è molto democratico e molto inclusivo, come lo era già il primo capitolo, però qui il messaggio comunicativo per il pubblico adulto, per il pubblico maturo, per il pubblico consapevole, io l'ho sentito potente come un pugno nello stomaco, ed è giusto che sia così, perché è giusto che questi film comunichino anche emozioni viscerali, emozioni che riescono a farti capire che cosa potrebbe essere comunicato all'interno del film e cosa invece magari potrebbe essere lasciato alla libera interpretazione. Ed è anche apprezzabile di come il messaggio non sia completamente elitario, ma che lasci diverso spazio di manovra e diverse chiavi di lettura sotto diversi aspetti. Anche se, secondo me, il cuore centrale di questo film sta proprio nell'accettazione di se stessi, sta proprio nel fatto di cercare di far capire a tutti, dal bambino al signore di 95 anni, che arrivati ad un certo punto della propria vita bisogna iniziare a fare patti con se stessi, bisogna in un certo senso non per forza accettarsi per quello che si è, ma cercare di prendere consapevolezza di ciò che si è, cercare di capire che cosa siamo, che cosa potremmo essere e che cosa abbiamo fatto in passato che ci hanno caratterizzato. Nessuna parte della nostra vita deve essere rinnegata, sono tutte esperienze, sono tutte cose che ci possono arricchire, sia in positivo che in negativo. Nessuna di queste va relegata, nessuna di queste va ripudiata o, al contrario, nessuna di queste va esaltata sopra tutte quante le altre. O meglio, lo si può anche fare, ma la chiave vincente e soprattutto la chiave più difficile da ottenere, ed è giusto che sia così, sta proprio nell'equilibrio, nell'equilibrio che dobbiamo trovare all'interno della nostra vita. Un equilibrio che deve affrontare anche la nostra Riley, è un equilibrio che, per quanto ovviamente la sceneggiatura sia di per sé molto molto semplice, ma come ho già detto, il come viene manifestato, il come viene messo in scena e il come certi messaggi vengono veicolati è qualcosa che, onestamente parlando, penso che mi ricorderò ancora per molto molto tempo a venire. E mamma mia ragazzi, voi non avete idea di quanti spunti questo Inside Out capitolo 2 abbia da offrire, ma sono sicuro che anche solamente una prima visione vi starà impresso nella mente come una spada. Vorrei dirvi veramente tanto altro, ma non voglio nemmeno troppo influenzare eventualmente quella che sarà la vostra esperienza in sala se ancora non l'avete visto, e ovviamente io vi straconsiglio di vederlo, cioè se non andate in sala a vedere Inside Out 2 perché è un film di animazione per i bambini, cioè veramente vi state non facendo un dispetto, ma è come se vi steste dando uno schiaffo in faccia fortissimo con la rincorsa. Non commettete questo errore, perché piccole perle, non per forza di animazione, ma proprio piccole perle cinematografiche come questo Inside Out 2 sono sempre più rare a trovare all'interno di questa enorme, mastodontica macchina di industria moderna quale è e continuerà a essere il cinema.
Per fortuna ci sono capitoli come Inside Out 2, ad avercene ragazzi, ne abbiamo un disperato bisogno, soprattutto in tempi come questi. Per cui ragazzi e ragazze, vorrei riassumere in maniera molto concisa la mia esperienza finale con questo Inside Out 2 con un voto finale che secondo me un 9,5 non glielo toglie nessuno. Questo film ha tutte quante le carte in regola, non ho trovato veramente nessun difetto. Comparto tecnico incredibile, comparto narrativo molto profondo, molto stratificato e che merita di essere approfondito con 2, 3, anche 4 visioni e continuerebbe comunque a dare altri spunti di riflessione, cosa sempre più rara anche e soprattutto nei film d'animazione destinati ad un largo pubblico. Un film che riesce a prendere tutto quanto quello che di bello il suo predecessore aveva fatto e riesce addirittura a potenziarlo e svilupparlo e evolverlo, come giustamente è l'evoluzione anche non solo di Riley come ragazza, ma anche di noi come spettatori, come esseri umani, è fondamentalmente un film che in tempi come questi riscalda veramente tanto, tanto il cuore e che fa riflettere, fa dannatamente riflettere. Ne abbiamo bisogno, ne abbiamo veramente tanto, tanto bisogno, perché siamo qui alle prese con la nostra vita e mi permetto di citare un mio grandissimo amato poeta: dobbiamo consegnare alla nostra esistenza quella goccia di splendore che merita. Secondo me film come questo Inside Out 2 ci possono aiutare in questa chiave di lettura. Per cui ragazzi e ragazze, non privatevi di questa preziosissima opportunità che Pixar e Disney ci hanno offerto, perché vi ripagherà 10, 100, 1000, 1 milione di volte tanto in potenziale. Mi raccomando, andatevela a vedere e fatevi questo favore. E mamma mia, quante cose ci sarebbero da dire ragazzi, quante cose ce ne sarebbero da dire, ma non voglio appesantire troppo questo video, però insomma credo di essermi spiegato abbastanza bene. Andatevi a vedere questo Inside Out 2, andatevelo a rivedere, godetevelo, stragodetevelo, guardatevelo con amici, con famiglia, con morosi, morose, parenti, tutto quanto quello che volete, ma fatelo, perché film come questo sono sempre più rari da trovare e fortunatamente ci sono case come Mama Pixar che si ricordano di coccolare anche un po' il suo pubblico con amore, ma soprattutto anche con rispetto. Attenzione. Ma detemi anche questo, ragazzi e ragazze, basta, per oggi è veramente tutto. Io non posso fare altro che ringraziarvi veramente di vero cuore per avermi seguito anche oggi fino alla fine di questo video. Veramente, vi amo 3000. Mi auguro veramente che questo video vi possa essere un minimo piaciuto o che l'abbiate trovato anche solo un minimo utile o interessante. Nel caso così fosse, sapete come dimostrare il vostro apprezzamento qui sotto. E nella sentitissima speranza di potervi vedere in un prossimo video, ragazzi e ragazze, basta, anche per oggi è tutto. Noi ci rivediamo con un prossimo video. Sempre qui su Insa de Palma con il vostro palmozzo di fiducia. Alla prossima e mi raccomando, dal più profondo del cuore, veramente ve lo auguro, un buon Inside Out 2 a tutti.